Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Una puntata tutta particolare quella di stasera. Roccella sta vivendo un periodo di grande importanza. L'inaugurazione del Palazzo del Principe, come comunicamente veniva definito, quel grande edificio che lì su dalla Rupe domina tutta la realtà sottostante. Roccella, il castello, impropriamente definito, quindi diciamo il Palazzo del Principe, la Rupe, il Borgo e una manifestazione. E allora dobbiamo principalmente, prima di addentrarci dove potrebbe a qualcuno pensare che noi siamo polemici, ma non è il nostro intento, ma la storia dobbiamo saperla scrivere, noi che abbiamo dato un contributo a quel che riguarda l'elevazione culturale in ambito antropologico nella nostra regione. Non analizzare le fonti storiche significa venir meno ad alcuni nostri principi. Dicevo, principalmente dobbiamo congratularci con l'amministrazione comunale ed in primis col defunto senatore Zito di aver saputo in tempi passati capire l'importanza di una realtà, di un palazzo che si stava giorno dopo giorno sgretolando. Aveva capito il senatore Zito l'importanza che poteva assumere la rivisitazione, la rivalutazione di un'antica struttura, porla al servizio della comunità roccellese, un bene storico fruibile. Ed io gioisco perché finalmente il popolo si è appropriato di un bene che gli appartiene in tutte le sue varie sfaccettature. Roccella ha una grande dimensione storica, una realtà culturale che si perde nella notte dei tempi se vogliamo essere concreti con noi stessi. Una grande necropoli arcaica, databile dal VII secolo avanti Cristo, che arriviamo nel terzo millennio e senza soluzione di continuità, riesce a scrivere una pagina non indifferente della nostra cultura. Noi stasera, memori di quel che abbiamo detto la settimana precedente e accettando in toto le nostre considerazioni e le nostre riflessioni, perché mentre può passare inosservata dalle nostre parti una semplice riflessione con voi, al di là del nostro bel paese c'è gente che ci segue e con tanto affetto ci pone suggerimenti, ragguagli e anche una spinta per andare oltre. Una grande manifestazione quella di sabato sera, un grande popolo plaudente, personalità del mondo della cultura, della politica, autorità civili, militari, hanno voluto far da contorno alla fruizione di questo bene che era il Palazzo dei Principi Carafa.
un palazzo signorile. E poi nel proseguo della nostra trasmissione vediamo a che cosa era adibito. Tante cose che vanno al di là della storia non le accettiamo. Non accettiamo principalmente, come diceva Saverio Di Bella, la nostalgia del passato. Perché la nostalgia crea soltanto danni. I ricordi diventano poi un emblema molto evanescente, ma vivere di nostalgia, vivere di ricordi, non ci appartengono. Noi vogliamo andare con i piedi per terra, rileggere la storia nelle varie realtà e insieme a voi capire o schiudere una pagina della nostra realtà medievale. Con me stasera un carissimo amico, uno studioso della realtà di Roccella, presidente dell'associazione Roccella Comera, questa benemerita associazione che ha il merito di aver proposto all'attenzione di tutti pubblicazioni di grande spessore culturale che vanno al di là di quelle che possono essere semplici realtà di facciata. È il professor Antonio Simone. Con lui abbiamo conversato a lungo perché è autore di una bella monografia sulla famiglia Mazzone di Roccella. Abbiamo conversato e dicevamo a telecamere spente che vi sono alcuni contributi che sono sfuggiti a tanti studiosi del Settecento calabrese da un punto di vista storico, risorgimentale. Spunti che debbono essere ripresi non con la solita dizione, ma analizzando questo libro veniamo in possesso di, ecco, di quell'antropologia che fa parte del nostro costume. Ma ritorniamo al Palazzo del Principe. Dicevamo una grande folla, è stato tagliato il nastro, certe cose le abbiamo dette e le accettiamo. L'amministrazione che prende possesso di un bene e lo rende fruibile con la comunità, dissentiamo apertamente di altri momenti che non hanno niente a che spartire con la realtà del palazzo. Questo antico e signorile maniero che si erge lì sulla rocca non era altro che un palazzo utilizzato per uffici amministrativi. Vi erano magazzini, cioè erano adibiti quei locali a coloro i quali dovevano amministrare le terre, le tenute, i possedimenti della famiglia Carafa. Ciò detto, dico di nostalgia, perché abbiamo visto tante belle figure che rappresentavano forse all'interno del palazzo l'entità napoletana. I Carafa hanno vissuto nel loro sontuoso palazzo di Napoli, Napoli che era il punto di riferimento della cultura europea, uno dei capisaldi della realtà che abbracciava questo nostro continente. Con la Calabria hanno avuto soltanto, diciamo con la Calabria, soltanto degli utili economici. E vedremo poi il proseguo di questa puntata che cosa può significare. Io intanto ringrazio il professor Simone, dottor Simone, per la sua gentile, squisita sensibilità come sempre, perché con lui parliamo in una maniera pacata, però anche precisa di determinati momenti storici. La storia non si fa con i se e con i ma, non si fa appoggiando le nostre ali sulla fantasia, ma con documenti che debbono essere letti nelle varie realtà. Io ho avuto l'opportunità di avere qualche manoscritto dove ci sono forse 1200 note che rappresentano e racchiudono uno i Carafa e Napoli, l'altro i Carafa e la Calabria. Ma ritornando a questa nostra puntata, la comunità roccellese, il taglio che viene ad essere tagliato, un bene storico fruibile dalla comunità. Da qui penso che sia opportuno, Antonio, grazie per aver accettato questo invito, partire questa nostra conversazione che penso che possa essere anche piacevole per chi ci ascolta da casa. Intanto buonasera a tutti i telespettatori. Ringrazio te per le belle parole che hai detto in occasione della pubblicazione che abbiamo qui parlato sulla famiglia Mazzone. E come roccellese, come cultore della storia roccellese, sono stato anch'io presente, attivo
in questo momento particolare per Roccella, che hai visto, ha richiamato tanta gente, tanta partecipazione anche del circondario roccellese. Che cosa significa questo? Secondo me significa tanto per il futuro di Roccella. È una data, per così dire, storica, la pietra miliare da dove bisogna iniziare un percorso che prevedo molto lungo, anche se mi auguro non più di tanto, che porta ad un progetto importante, quel progetto che aveva in testa quella grande persona che è il senatore Sisinio Zito e che ha lasciato traccia in tutti di noi di non mollare mai per quel che riguarda appunto usufruire di questa struttura straordinaria, perché se si va a vedere in tutta la zona ionica non esiste un maniero del genere così imponente su una rupe intorno al paese di Roccella. Quella sera abbiamo visto tanta gente, gente che ha vissuto le, per così dire, intemperie di questo palazzo, giustamente come hai detto tu, anche se noi roccellesi insistiamo a chiamare ancora castello, per tutte le sue vicissitudini che ha accompagnato, diciamo, la sua esistenza, soprattutto dagli inizi del 1900. Abbiamo, per così dire, simbolicamente voluto omaggiare, ero insieme ad altri, con l'assessore alla cultura Bruno Falcone, abbiamo cercato di organizzare al meglio la serata. E abbiamo, dicevo, voluto omaggiare un po' una, per così dire, simbologia, quello di rappresentare i Carafa, partendo da Girolamo, tanto per iniziare, fino a Vincenzo, quello che è stato l'autore di questa costruzione. Abbiamo utilizzato dei giovani in costume che simbolicamente rappresentavano un po' la famiglia Carafa. Sicuramente chi è venuto ha visto anche un gruppo imponente che era quello dei Cavalieri di Malta, con la figura di primo piano del Gran Maestro Gregorio Carafa. Si è voluto in questo modo anche raccontare un po' di storia dei Carafa, nel bene e nel male, perché sappiamo che la storia, come hai detto giustamente tu, va studiata con attenzione, non si scrive né con i se né con i ma, e direi anche usando più la testa che il cuore, perché il cuore, come si dice, non ragiona. Mi permetto di dire questo perché spesso usciamo fuori di quelli che sono i canoni tradizionali della ricerca storica, proprio perché cadiamo in questo errore. Io non ho da aggiungere altro a quel che riguarda i Carafa, se non quello di dire che forse Roccella vanta più di ogni altro paese, anche del circondario nostro Locrideo, della presenza di strutture legate appunto al feudatario. E non possiamo nascondere che due conventi a Roccella sono stati costruiti, sono stati, per così dire, provati dai Carafa. Abbiamo la chiesa di San Giuseppe, la chiesa, ora chiesa di San Giuseppe, allora era la chiesa della Concezione. Abbiamo la costruzione di quella struttura che è il priorato dei Cavalieri dei Gerusalemitani, no? Che si rifaceva nei Cavalieri di Malta. Abbiamo altre cosette,
Abbiamo la chiesa della Santissima Annunciata che si trova, o meglio si trovava, adesso ci sono solo qualche muro perimetrale, dietro la chiesa maggiore di San Nicola lì sopra la città. Questa era una chiesa però voluta. Dobbiamo dire che se ne possa dire che hanno avuto più di quanto hanno dato. Ciò detto, questo posso anche accettarlo, però devo diciamo dire che hanno tutte dato le grandi famiglie, non soltanto i Carafa, spieghiamoci bene, tutte le grandi famiglie venivano in Calabria o nella Calabria oltre, poiché parliamo della nostra realtà, per avere titoli, per acquisire benemerenze, hanno dato a poco, ed è meglio ancora, più di quanto hanno ricevuto. La gente moriva di fame. Ciò detto, andiamo ad analizzare anche determinate cose. Io dico, perché dico io non vivo di nostalgia? Perché mentre noi parliamo e parliamo di tante cose, quando parliamo della famiglia Carafa, che viene ad essere descritto dall'Aldimari, il quale è stato pagato, e in maggior ragione gli utili più grandi li ha avuto proprio da Carlo Maria, perché era il personaggio principale del libro, al quale pure viene dedicato. Ma nello stesso tempo chi parla e chi scrive sotto un grande introito, e vi sono delle polizze di pagamento al Banco di Napoli per quel che riguarda il volume dell'Aldimari, sta a significare lo sfarzo che avevano. Che quando parliamo della Chinea rapportata a Roccella, se noi andiamo a rivedere quel corteo e che cosa dice, che cosa era distolto soltanto i ferri del suo cavallo, che era di argento massiccio con i chiodi d'oro, stava a rivedere e a rileggere il popolo che ha fatto la storia, il popolo che viveva non soltanto su Roccella, spieghiamoci bene, di sofferenze, di soprusi, di sopravvazioni. Se abbiamo visto specialmente un Giovanni Battista Carafa oberato di debiti, ma inquisito da un tribunale, e in quel tempo sappiamo qual era il peso delle robe di famiglia per quel che riguarda le sentenze, viene decapitato per imprudenza, forze, prevaricatore, che metteva in soggezione e in subbuglio qualsiasi cosa. Quando i sudditi si ribellavano in quel modo, per essere, e nonostante tutto, e le grazie implorate dalla famiglia, non è stato nemmeno posto ad avere una grazia quando si otteneva. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Io dico che dovremmo rivedere le cose con più cautela, in modo tale non far trapelare delle immagini distolte che cozzano con quella storia che, come direbbe Popper, la storia fatta dal popolo, dal lume, la gente, di chi lavorava dall'alba al tramonto senza aver nulla in cui sperare, e non riusciva nemmeno, dopo tanti sacrifici, a portare un boccone alla famiglia per sfamarla, non per avere. E allora, se le cose dobbiamo vederle come apologia di una identità logistica, perché dobbiamo dirla, e ritornando le grandi famiglie vivevano a Napoli. Da noi, se venivano ogni 20, ogni 30 anni per mostrare forse i tenimenti alla sposa, o per meglio dire di qualcuno che si potesse rivedere o rileggere alcune realtà, tanti possedimenti che poi andarono in disfacimento proprio per debiti. Questo è il discorso che mi preme far valere. Ecco perché dico il merito dell'amministrazione comunale di aver saputo restituire alla città un bene che gli appartiene. E Roccella oggi, facendo tesoro del passato, appropriandosi di una realtà propria, nel valorizzare significa rendere anche giustizia di un mondo che ci è sfuggito di mano. Sono in parte d'accordo con te per questa tua attenta e precisa. No, io non voglio essere polemico, spiegare, io dico vorrei proporre alcune pagine di storia perché per esempio, quando l'assessore Roccisano dice ci sono stati alcuni interventi che noi abbiamo visto in radici molto calibrate di Nicola Irto,
che mi parla della struttura, come è stata ripresa, perché non è semplice. Cioè noi in quel palazzo, i Carafa non hanno portato i grandi artisti erano a Napoli, in quella sontuosa dimora, non abbiamo avuto grandi pittori, scultori, abbiamo avuto soltanto delle stanze adibite ad uffici amministrativi. Sì, era la sede, posso confermare questo, era la sede, noi vediamo per esempio lo Stato San Marmo, tanto per fare un esempio, no? Di metà Settecento, ecco, gli abitanti di quel palazzo non erano altro che gli amministratori del feudo. E li ritroviamo anche in altri documenti, quindi noi sappiamo benissimo che la residenza dei Carafa è stata soprattutto a Napoli, anche se il primo periodo, dobbiamo questo dirlo, il primo periodo di Vincenzo è stato qui a Roccella, appena sì, costruito il palazzo. Diciamo il primo principe della Roccella. E io mi viene da pensare, quella tua osservazione fatta, con un cervello che ha maturato secoli di storia, quindi l'intelligenza storica porta a questo ragionamento, e posso anche, ti ripeto, essere d'accordo con te, però non posso non tener conto, nonostante il loro prestigio alla corte di Napoli, è chiaro che per mantenere quel fasto da qualche parte doveva pur essere, come dire, mantenuto, quindi doveva essere doveva provenire, no? Però non posso non pensare ai Carafa che hanno consentito, quando agli inizi del Settecento, abbiamo i documenti che ce lo dicono, no? Negli inizi del Settecento la città dentro le mura castellane era un uovo pieno, la popolazione era in crescita demografiche, e quindi avevo bisogno di andare a costruire fuori un tugurio come casa, e i Carafa hanno consentito sui loro beni, sulle loro proprietà. Sì, anche loro hanno voluto una baracca, ed è il tema della cosa, mi sfugge, però so benissimo dove dovevano essere costruite, anche loro hanno realizzato una specie di baracca, chiamiamola così. Sì, sono guarda, posso dirti questo, che il rione, soprattutto quello che poi è diventato il centro, il borgo, il nostro borgo, il Cirolace, eccetera, Carella, la zona del Priorato, che era tutta di proprietà di questa famiglia, la gente costruiva quella stanzetta, cos'era, e pagava, sai cosa si pagava? Si pagava lo stesso reddito del prodotto che quei metri quadrati di terreno produceva, una cosa irrisoria, e questo è anche che bisogna tener conto, al di là di quello che hai detto. Come tu, pure per esempio un'altra cosa, cioè, dire, perché tu rappresentavi Gregorio Carafa, il Grammaio, ho visto il suo monumento lì alla Valletta, perché sono stato un mese a Malta, figuriamoci, Malta quella è, dalla mattina alla sera libero, andavo e riscoprivo e rileggevo come dove è la tomba di Gregorio, non solo di Gregorio, ma anche di Mattia Preti. Ah, entrando, perché di solito si entra dalla navata laterale, quando c'è la messa si entra dalla porta centrale, entrando dalla porta centrale sul pilastro, primo pilastro di sinistra, alla base c'è la tomba di Mattia Preti, ma il discorso non è questo, dice la Valletta, il priorato di Roccella. Ma io dico pure che il priorato dobbiamo leggerlo in una nuova ottica. I Carafa avevano territori, terre, non soltanto qui nei loro possedimenti o nei loro feudi, mi riferisco a Roccella Cavolonia, Rotteria con i casali di Martino San Giovanni, Condoiani, eccetera, e via dicendo, però avevano anche territori a Gerace, a Siderno, e terre e mulini ovunque.
Ma significava avere il priorato che nessuno mai ha voluto analizzare questo aspetto, non pagare le tasse. E allora aver portato da Malta questa realtà Rocella significava pure essere esenti da Balzelli e da altre cose. Lo so. E questo allora dobbiamo rileggere tutte queste cose, ma non per quel che qualcuno pensa che io sia fautore, per esempio, dei Borboni quando parliamo dei Cinque Martiri. Abbiamo che cosa ho detto? Noi non siamo né con i Borboni né con i Piemontesi, noi siamo figli di questa Repubblica, se la gente lo vuol capire o se lo vuol mettere in testa. Come adesso non è che andiamo e vogliamo essere contro Tizio o contro Caio. No, noi diciamo che dobbiamo rileggere la storia e che la storia non è stata mai data una sola volta per tutte. Che è difficile pervenire ad una realtà storica, non esiste la storia nella sua totalità reale, esiste la parzialità delle fonti, perché quando noi pensiamo di aver raggiunto un qualcosa troviamo un altro documento che mette in discussione quello che abbiamo già detto. Se arriviamo e ci poniamo in questi termini, in questa realtà dialettica, noi diamo un contributo alla ricerca, un contributo anche all'entità non soltanto di Rocella ma del tuo intero territorio. Cioè, sono pienamente d'accordo. Ecco perché parlo di sistema di nostalgia. Carlo Maria Carafa, con tutto il bene che la gente può dire, quando noi scrive Pandette, ordini Pandette e Costituzione a osservarsi nelle città e nelle terre della Rocella, Castelvetere, Grotteria, Cedemarto, bla bla bla, mi ha un motivo. Mi dispiace doverlo dire, specialmente a chi si interessa di queste cose. Non è che dobbiamo attendere nel 1692 per avere questo volume, perché già sin dal 1400 venivano scritte le pandette dappertutto, che poi dovevano essere, se qualcuno vuole rendersi adotto e vuole entrare nel merito di questo tipo di discorso, che legga di Luco Iovene, che è un professore che insegna alla Ferdinando II di Napoli, che pare la regione delle pandette del 1400. Le pandette le hanno poste la famiglia Caracciolo, i Pignatelli, e la famiglia Colonna, i Gonzaga. Cioè, perché servivano le pandette? Voi pensate, amici telespettatori, che il principe ha messo questo ben di Dio sulla carta perché voleva essere illuminato o illuminante, come si dice da più parti? Che queste sono soltanto delle eresie. Le pandette vengono ad essere poste perché, vivendo a Napoli e non potendo intervenire in prima persona per quel che riguarda la gestione delle terre o dei possedimenti, dava disposizioni perché venissero rispettati in una maniera alquanto dura alcuni ordini e di conseguenza non consentire ad altri, con un sistema incrociato per valutare o rivalutare quello che loro avevano posto. Se le pandette, qualcuno pensa, dice, illuminati, non sono stati illuminati, perché dire voi dovete fare così e bisogna fare in questo modo, perché noi ve lo diciamo. Vi sono quei capitoli quando parla della religione, quando passa un funerale, che se tu non ti inginocchi 2 mesi di carcere, mi pare che nemmeno nel Vecchio Testamento si trovano queste cose. Dire, quando dice, sapete, si parla delle pandette, le pandette nascono da questo punto di vista e questo volume di Iovene ci schiude una pagina. Il problema, ecco, dicevamo del priorato a Rocella, il priorato a Rocella aveva un ritorno anche economico, cioè quello che si sta facendo dobbiamo applaudirlo, Antonio, detto senza se questo. E senza ma. Perché qualcuno pensa che noi vogliamo, cioè io personalmente che voglio essere polemico, non lo sono. Io per 30 anni nella scuola ho posto come si insegna la storia, come si leggono i documenti, come bisogna interpretare le varie fonti e nello stesso tempo per dare una lettura il più obiettivo possibile. Perché altrimenti non faremmo un giusto lavoro, ma creeremmo ulteriori confusioni. Cioè io quando dico ho visto quei grandi saloni, ma voi pensate che tutto il patrimonio di Giovanni e di Carlo Maria Carafa, quando si va in Sicilia, passa al ramo dei Branciforte, quel palazzo che era di oltre 4.000 metri quadrati, e quanto sono? Io non so come si fa una moltiplicazione per avere 4.000 metri quadrati di superficie costruita. Sono pienamente d'accordo con te quando si tratta di stare attenti a come si interpreta la storia. Su questo
non ci sono dubbi. Tu hai fatto quell'osservazione sul quegli ordini pandete, erano ordini, era in posizione. Ordine, in posizione. In posizione. Non, ricordo una. Tanti anni fa, quando l'ho letto la prima volta, che mi ha colpito quella frase che chi non rispettava sarà condannato a nostro arbitrio. A nostro arbitrio! Cioè, è una frase allucinante, oppure qui, questa. È allucinante sono. Io questo, ripeto, da ragazzino, quando l'ho letto la prima volta, mi ha colpito. C'è quella famosa... Quindi, allora, ordini toccanti alle... cosa dice qui, perché non vedo, se rifugio di Dio, ordiniamo e comandiamo che nelle chiese non si possa passeggiare, parlare con voce alta, fare cose eccetera, che nelle domeniche, nei giorni di festa comandate in quell'ore che sarà nostro Signore nel Santo Sepolcro, nel giovedì e venerdì santo, nessun bottegaro possa tenere la porta aperta, né vendere cosa alcuna, se non le cose commestibili o medicine, e a quelli gli sia totalmente permesso di tenere la mezza porta aperta, sotto pena di giorni 15 di carcere. Questo è un passo che la dice lunga sul modo di come questi ordini. Un'altra cosa per imposte, che no? I medici, i chirurghi e altre persone che andrà a medicare gli infermi, debbono ricordarli che si abbiano da confessare e passati 3 giorni dopo la prima visita, se non si saranno cancellati, confessati, non l'abbiano più da visitare né ordinare i medicamenti sotto pena di scudi 15 da pagarli ad un luogo pio destinando da noi, non dare nemmeno le medicine, abbastanza sono, diciamo, nemmeno un tribunale dell'Inquisizione credo che abbia mai emesso realtà di questo genere. Se passa il funerale, se non si inginocchia, 2 mesi di carcere, altra cosa. Cioè, che cosa intendo dire con questo? Che le pandette non sono dovute principalmente alla lungimiranza, ma che mutuano le esperienze che vengono da quelle famiglie che prima vi abbiamo citate, la famiglia Caracciola, Pignatelli, Gonzaga, eccetera, eccetera, un taglia in colla, e sono venute queste nuove realtà, perché la gente timorosa potesse osservare quelle norme, e chi era destinato a farli osservare, se non li faceva osservare, veniva doppiamente poi punito. Ecco, cioè, perché dico, ecco, dico, questo tipo, questo taglio di lettura, e poi considerare gli illuminati nel momento, e io sempre questo mi pongo, la gente che moriva di fame, perché io mi rifaccio a quello che viene poi per quel che riguarda una realtà nelle grotterie San Giovanni e Martone, in un apprezzo, le donne che andavano scalze, gli uomini che potevano, quando è un giorno di festa, con un paio di scarpe, quando si sposavano, se l'avevano, dice, qualcuno gliele prestava. Cioè, dico, non viviamo di ricordi. Leggiamo queste pagine, cerchiamo di essere il più obiettivi possibile, perché quel vedere quel personaggio che calca la scena, permettiamo pure che il popolo non poteva vestirsi, anche, anzitutto che non aveva nessuna economia per poterlo fare. Certo, noi di parlare di storia così non si può. In una puntata siamo qui per cosa dire, parlare di questa manifestazione che è stata fatta sabato e che da qui in avanti, come hai detto prima, Roccella si è riappropriata di una sua struttura
è stata consegnata alla cittadina. Bravo, Rocella, ecco. Questa tortura. Questo significa molto. Significa, secondo me, mettere in campo tutte le intelligenze del paese per poter realizzare un grande progetto. Ci vuole un potrebbe grande essere Rocella la città della cultura. Perfetto. Con un porto di quella portata, con altre realtà, può divenire un momento, può costituire un momento di aggregazione per la realtà. Dico sempre, quando dico Locridea, metto tra virgolette, perché questo termine Locro ce lo siamo inventati noi. Ma allora, quando di per tutta la realtà circostante, essere al servizio delle popolazioni e avere un ritorno, anche la gente che certo. opera, che può essere un sistema di alberghi, di ristoranti, di strutture recettive in genere, che con un mare, un lungomare, un porto e tutto questo, mentre prima ci lamentavamo che non le avevamo, oggi abbiamo tutto, faremmo un grande torto a noi stessi e non abbiamo più ragione nemmeno di lamentarci se non sappiamo utilizzare le stesse con strategie, confini che abbiano poi un ritorno anche prettamente economico per quel che riguarda la nostra realtà. E perché un convegno medico non si possa fare a Rocella? Perché una grande, importante manifestazione non si possa fare a Rocella? Un auditorium con 1000 posti, convento dei minimi con una struttura di quella portata, un castello e la chiesa al castello, c'è tutto. Castello, secondo me, è si affianca a San Vittorio come icona del paese, oh. per il semplice fatto che questa sua posizione, questa panoramicità in cui si trova, gli fa fare un salto di qualità. Allora, su questi temi siamo perfettamente d'accordo. Non siamo d'accordo quando si mistifica la storia. Sei convinto di questo, Antonio? Oh, e allora come dire, ecco perché dicevo, perché quando dicevo che mi sono colpite le parole di Nicola Irto, l'assessore Roccisano dice sì, però stiamoci attenti, leggiamo la storia, stiamoci attenti, perché detto in quel modo quelle parole significa deviare e creare falsi dei che noi non vogliamo. Cioè, una volta faccio una considerazione, quando tu dici questo, Gaetano Breguglio, passando di palo in frasca, discutevamo insieme, dice, oggi noi abbiamo sempre parlato del proletariato, ma mi faceva, ma vedi che noi rappartiamo alla media e alta borghesia, per cui quello che stiamo dicendo apparteneva a 30 anni addietro. Oggi nel dire queste cose ci vengono rinfacciate, ci ritornano in faccia. Non vorrei che tutto quello che noi abbiamo detto ci ritorni con una visione distorta. A me dispiace, perché io su Rocella ci credo, credo nella bontà degli amministratori, siano essi al potere e essendo anche all'opposizione, perché molte volte è più difficile essere all'opposizione e non al potere, con proposte valide, fattive, non campatinarie si intende, cioè per una crescita. Guai in quelle realtà dove non ci sia un contrappeso nella valutazione dei problemi e nelle risposte risolutive da dare. Speriamo che Rocella, che è stato sempre un paese, per così dire, intelligente, civile, sappia dare delle risposte concrete a questa, per così dire, realtà che si sta venendo fuori, sta crescendo. Sono convinto che ci saranno proposte valide, evitiamo quelle occasionali, perché effettivamente non può passare inosservata questa struttura se non utilizzarla per qualcosa di grosso. Ah, io sono convinto. Questo. Cioè che ci sono 50 associazioni, una stanza ad uno, stanza all'altro, una stanza all'altro. Si farà un grande torto all'intelligenza delle persone di Rocella.
se dovesse essere posto in un sistema raccogliticcio di idee e utilizzare le varie strutture che il comune ha per agevolare, non diciamo l'amico di turno, ma di utilizzare le strutture non a tempo pieno. Non a tempo pieno. Io in questo senso. Giovanni, io vorrei fermarmi su un fatto che mi sta a cuore, ecco. Più che come semplice cittadino. Io non lo sai, ma sono nato e cresciuto lì sopra, perché sono nato a 100 metri, quindi i miei pomeriggi li trascorrevo lì, sono particolarmente affezionato a questa struttura. E quello che intendevo non è solo un progetto per riempire le stanze del palazzo, ma è tutto un sistema, devi tenere presente che devi tenere sempre in ordine tutta la rupe. Non è facile, non è facile. La vecchia città delle Roccelle aveva una sola porta urbica, quindi l'accesso alla città, ecco, questi si devono integrare con quello che si può pure rivalutare il borgo, sempre nella città fortificata. Col tempo, non è che era abbastanza magica, cioè avere un grande progetto, realizzarlo se ci sono le risorse, a poco, intanto il grosso è stato fatto. E bisogna essere grati a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito alla realizzazione di questa, certo, importante opera. Però lasciarla chiusa, lasciarla inutilizzabile, significa pure fare un torto a noi stessi. Dobbiamo ribellarci a noi stessi. Ecco, dobbiamo ribellarci a noi stessi se guai si verificasse questo. Allora, amici telespettatori, adesso vi faremo vedere alcune immagini. Noi avevamo una serie di immagini, di fotografie montate sui costumi, con un gioco proprio all'interno delle singole cartoline, però abbiamo pensato di farvi notare la realtà attraverso il filmato che noi abbiamo mandato in onda nel TG di ieri. Questo è il nostro intendimento. Ben inteso che, Antonio, ritorneremo, perché noi non ci stancheremo di parlare di queste cose, le argomentazioni le troviamo, saremo di stimolo. Ci ripeteremo. Ci terremo, sì, come si dice, a pungere, ma non con l'intento di essere critici, con l'intento di far sì che tutti questi beni di cui il territorio, ma non soltanto, dispone Roccella e, perché no, Caulonia, Stilo, arrivando a Gerace e oltre, siano in momenti essenziali, momenti e punto di attrattivo, di richiamo, che propongono la faccia più pulita della nostra realtà territoriale, che viene ad essere sempre martoriata, vilipesa, derisa, e più di una volta siamo noi che prestiamo il fianco a queste invettive. Non lo dobbiamo tollerare, non lo dobbiamo consentire, dobbiamo alzare la testa e dire a voce alta che abbiamo un substrato talmente profondo e ricco di identità che dal sud verso il nord si sono trasferiti i flussi di una grande cultura, di una infinita umanità, di un grande pregio sotto tutti i punti di vista. Sono pienamente d'accordo. E salutiamo con questa nostra considerazione chi ci ascolta da casa. Io ti ringrazio, ci rivedremo e ne parleremo di tanti aspetti, perché meritano di essere trattati. Buonasera. E allora, amici telespettatori, vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi, la buona serata a tutti. Dopo 17 lunghi anni di lavori, finalmente sabato è stato inaugurato il Castello dei Principi Carafa della Spina di Roccella Ionica.
Il castello, come tutti sappiamo, è situato su un promontorio roccioso a 104 metri sul livello del mare e sovrasta l'intero paese. Fondato nel periodo normanno, successivamente la proprietà passò alla famiglia Ruffo per diverse generazioni e poi al Caleotto Baldaxi. In seguito al marchese Crotone Antonio Canteles e poi infine dal 1479 al 1806 alla nobile famiglia dei Carafa della Spina, dalla quale è stato in parte rimaneggiato e restaurato. Il castello dei Carafa è un edificio monumentale, potente nella sua struttura, che costituì nei secoli un espugnabile baluardo, resistendo agli assalti dei turchi e dei corsari, protetto da una cinta muraria e da un ponte levatoio. Il palazzo, prima di essere espropriato dal comune di Roccella Ionica, era stato acquistato nel 1967 dalla società Incremetur Ionica SRL, dall'ultimo discendente della famiglia del principe Gennaro Carafa, per un importo di 8 milioni di lire. Nell'atto, l'erede della dinastia ha imposto che il castello, Palazzo dei Principi Carafa della Spina, non cambiasse nome e fosse utilizzato per finalità turistiche. Ora la conclusione dei lavori di restauro e il consolidamento di una imponente tranche del palazzo sarebbe l'ala est, finanziati con fondi del MIBACT, dalla Regione Calabria e della Sovrintendenza. Sabato, a partire dalle 18, si è svolta la cerimonia di consegna, prima al Teatro al Castello con i saluti istituzionali delle autorità e la presentazione dei lavori di restauro del palazzo, tutto trasmesso in diretta dalla nostra emittente televisiva. L'incontro, introdotto e moderato dall'assessore alla cultura Bruna Falcone, dopo i saluti del sindaco Giuseppe Certomà e delle autorità inviate, si è proceduto con la relazione tecnica dell'ingegnere Lorenzo Surace, responsabile del procedimento per la realizzazione dell'opera, e con la relazione storica della dottoressa Marilisa Morrone, responsabile delle indagini archeologiche in fase progettuale e della direzione archeologica. Alle 19 poi è partita la passeggiata collettiva a piedi e trasporto anche con il servizio navetta sia dal teatro che dalla piazza San Vittorio. Il momento culmine è stato alle 20:30 con il taglio del nastro, l'ingresso al palazzo e la visita all'interno dello stesso, guidata dagli studenti del liceo scientifico Pietro Mazzone in veste di cicerone. L'inaugurazione è stata animata dai musici archibugeri del gruppo Brancaleone di Barletta e da figuranti in abiti d'epoca della sartoria teatrale Menghini, che hanno rievocato le figure dei feudatari del ramo Carafa che hanno edificato e successivamente ampliato il palazzo. All'interno del palazzo anche una mostra documentaria. La serata poi si è conclusa con la festa finale nella piazza della città, antistante il Palazzo Carafa, con degustazioni e dal concerto della cantante Nina Berglova, nuova voce del jazz contemporaneo. Ora naturalmente bisogna adoperarsi per recuperare quadri degli antenati per rianimare lo stesso palazzo. Sono stati donati con testamento dal Gran Priore dell'Ordine di Marta Fra Lobstein al comune di Roccella Ionica, ma purtroppo tutto è fermo dal suo notaio per una lontana parente spuntata alla sua morte che ne rivendica diritti. Questo, dopo il restauro, era un altro sogno del compianto senatore Sisinio Zito, che stava provando a realizzare. Bellissimo, bellissimo, emozionante e nostro, cioè nostro come comunità, come appartenenza della Locride, come persone che hanno vissuto a Roccella o che comunque si sentono un po' roccellesi come tutti ormai noi della Locride. Ed è un posto che ci racconta la storia forse più affascinante, ma anche paradossalmente quella meno conosciuta, perché noi tante volte ci limitiamo ad essere quelli della Magna Grecia, ad essere Locride Magna Grecia, che è una storia bellissima, ma la Locride è anche stata una terra di feudatari, una terra di ricchi, di nobili, di famiglie nobili importanti, qual è stata quella dei Carafa. E effettivamente all'inizio abbiamo sentito tutti i marchesati che dipendevano da qui, e visitare queste stanze di fronte a un panorama bellissimo e con una ristrutturazione fantastica, anche questa fatta a chilometro zero perché l'ha fatta il vostro ingegnere, vuol dire che veramente stiamo partecipando ad una serata bellissima e che farà parte della storia di chi tra qualche anno dopo di te, Pino, farà radici, ma tra 100-200 anni si parlerà di questa inaugurazione. Senti, su quanto hai visto oggi, potuto appurare oggi, e pensando alle tante troppe cose abbandonate che sono sulla Locride in giro, quante cose ci siamo perse? E come? Quante cose ci siamo perse e quante cose non conosciamo? Perché questo pezzo di storia siamo sicuri che nelle nostre scuole lo conoscevano? Siamo sicuri che
gli insegnanti anche del nostro territorio raccontavano, o le famiglie raccontavano, che cosa sono stati e chi sono stati Carafa all'interno dell'Ordine di Malta, all'interno delle famiglie nobiliari del Sud Italia e all'interno del Mediterraneo. Noi non lo conoscevamo e ci stavamo perdendo questo pezzo. Io dico sempre, e tu Pino ce lo insegni, che noi dobbiamo abituarci a riappropriarci della nostra storia e delle nostre radici, ma per farlo dobbiamo amarci, dobbiamo amare il nostro territorio, la nostra Locride, la nostra Calabria e anche le nostre radici. Assolutamente una giornata straordinaria per Roccella, per la Locride, per la Calabria, per l'importanza di questo bene architettonico che è straordinario, un impianto urbano e architettonico importante che segna un punto non di arrivo ma di partenza. Adesso servirà fare una valorizzazione profonda di questo posto, bisognerà capire cosa farne, bisognerà valorizzare tutto l'impianto e non solo, tutta la Locride dovrà insistere su questo territorio. Tra l'altro questa infrastruttura è un'infrastruttura che non solo è il simbolo di Roccella, è un'infrastruttura nella cui storia si riconosce anche l'intero impianto storico e culturale meridionale e meridionalista. Ecco, da questo bisogna ripartire per un volano di sviluppo per il Sud e per la Calabria. Credo che la giornata di oggi sia una bella giornata per Roccella, ripeto, per la Locride, per la Calabria tutto. Compito adesso di tutte le amministrazioni del territorio mettere in campo progetti e idee per lo sviluppo e la valorizzazione. È veramente un'opera mastodontica, interessante sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista strutturale. Rappresenta un restauro quasi perfetto, perché non ci sono ancora i finanziamenti, ma naturalmente sarà il faro, diciamo, un faro della Locride in questo settore. Quindi Fuda, un certo collegamento con Gioiosa ci sta, sì, insomma, abbiamo radici affini. Assolutamente. Un'opera, diciamo, importante, ma perseguita con tenacia in tutti questi anni, perché non era semplice, non era scontato che si potesse arrivare a un risultato del genere. Per cui grande merito a chi ci ha lavorato e che ci ha creduto fino in fondo, soprattutto chi in questi anni ha fortemente inseguito questo risultato. Penso che davvero sia un tassello importante per la crescita di questo territorio, quindi non a parole ma nei fatti, poi è un luogo veramente stupendo. Bomba, che allora parliamo di zona, parliamo di Locride, un'opera campale anche per la Locride. Sì, davvero, davvero una bella serata per Roccella e per tutta la Locride. Questa struttura che sta rinascendo un pezzo alla volta, insomma, il Natale scorso, no, il Natale di 2 anni fa abbiamo assistito alla riapertura di questa chiesa, oggi il castello, insomma, davvero, davvero una bella serata, un bel posto che è di Roccella, e complimenti all'amministrazione di Roccella, a tutti i roccellesi, ma è di tutta la Locride, quindi un posto che sentiamo anche nostro. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.